Cino con Gino Bramieri. Buongiorno signora Teresa, come va? Il bambino del dottore qui di fronte, gioca il cowboy e crede di avere una mira infallibile. Cosa vuole? Sono bambini. E adesso che comincia a esagerare, eh? Ma è matto? Ma lo sa che è pericoloso? A momenti mi bagno un occhio! Capirà! A momenti mi ricava tutte e due lui! Stia attento, suo figlio, cerchi di controllarlo piuttosto! Altrimenti un giorno o l'altro arriva alle bombe a mano quello lì! Sì, signore, tutta colpa dei fumetti e dei film! Ma capito che roba, signora Teresa? Ma roba da matti! Come dice? Ah, le piace la mia nuova canna da pesca. Sì, vado domenica a pescare, signora. Sì, le trote, poi gliele porto a casa e lei me le cucina per benino, eh. Piuttosto ce l'ha una bella padella, signora? Sì, me la fa vedere, grazie tante. Oh, signora, signora Teresa, guardi, io le ho detto, vado a pescare le trote, non le balene. Oh, che padellone. Come dice? No, io sono bravissimo, signora, ma scherziamo. Vedi, tutto sta a non farsi accorgere della propria presenza. No, non dai pesci, ma dai pescatori che hanno pescato prima di noi. E da uno non si fa accorgere, mette la mano nel paniere e sa, si porta via il pesce più bello, quello più grosso. Signora Teresa, io per questo tipo di pesca sono formidabile. E poi glielo porto a casa e si fa un fritto che ne deve parlare la storia, signora. Ma per fare un buon fritto sa che cosa ci vuole, signora? Ma brava, ma per forza, ma si capisce. Perché c'è olio e olio, ma di Bertolli ce n'è uno solo. E dopo un piatto così sa che cosa ci vuole? Un buon bicchiere di vino, signora. Perché si ricordi che c'è vino e vino, ma il Chianti Bertolli è uno solo. Olio d'oliva Bertolli, la marca centenaria famosa in tutto il mondo. Bertolli, un nome che è garanzia di un prodotto veramente superiore. Bertolli, una grande marca, due prodotti di gran pregio esportati in tutto il mondo. Bertolli.